tutti, io sono Fabio qui per Milk Audio Store per presentarvi le fantastiche PMC6. Prima di entrare nel dettaglio vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina per ricevere tutti quanti gli aggiornamenti da Milk Audio Store nel mondo del Pro Audio. Le PMC6 o PMC6 sono le più piccole casse monitor da studio nel range che attualmente offre PMC. Stiamo parlando di casse monitor da studio con woofer di soli 6 pollici, ma questo non vi deve spaventare perché la PMC6 è una cassa monitor near field veramente dalle prestazioni eccezionali. Partiamo un attimo dai dati tecnici e poi approfondiamo con la resa sonora e le mie personali sensazioni. Le PMC6 sono casse attive a due vie con tecnologia ATL, acronimo che sta per Advanced Transmission Line, ma vedremo tra un attimo questo aspetto. Il woofer è da 6 pollici con amplificatore dedicato da 200 watt, mentre il tweeter è a membrana morbida ed è da 1 pollice, anch'esso alimentato da un amplificatore separato da 200 watt. La risposta in frequenza va da 39 Hz fino a 25 kHz con un SPL di picco di 118 decibel, mentre continuo siamo sui 108 decibel. Frontalmente troviamo il bus reflex e qui interviene la tecnologia ATL insieme alla tecnologia laminar di proprietà della PMC. È un po' complicato da spiegare perché richiede conoscenze di lunghezza d'onda, risonanze e anche un pochettino di fluidodinamica. I miei pregressi studi di ingegneria energetica mi hanno permesso di capire, diciamo, abbastanza a fondo questa tecnologia, soprattutto per la parte di fluidodinamica. Per farla breve, il woofer ha un'escursione molto ampia di 2 cm addirittura, davvero tanto, e praticamente al suo interno c'è tutto un tunnel. Ve la giro un attimo così capite meglio. Al suo interno lo speaker è praticamente scavato in modo da creare un tunnel che va appunto dalla parte dei woofer e del tweeter fino sopra al reflex. Questo percorso che viene creato all'interno della cassa acustica è abbastanza lungo e al suo interno è praticamente completamente ricoperto da materiale fonoassorbente che lavora bene sulle medio-alte frequenze. In questo modo l'aria e anche ovviamente il contenuto armonico viene spinto dal woofer e anche dal tweeter, ma ovviamente maggiormente dal woofer, lungo questo percorso, e il materiale fonoassorbente permette di attenuare frequenze alte e medie mantenendo solo le basse frequenze. E questa in poche parole è la tecnologia ATL. L'ho fatto ovviamente molto semplice, ma credetemi, dietro c'è un lungo studio e molto approfondito, ovviamente molto più tecnico. Resta ovviamente da menzionare la tecnologia laminar. A differenza di tutti gli altri monitor, il bus reflex, come vedete, presenta una griglia a nido d'ape. Questa geometria è prolungata verso l'interno, ovviamente, della cassa acustica, creando ovviamente dei canali molto lunghi. In questo modo l'aria viene praticamente espulsa in modo laminare, quindi vuol dire in modo ordinato, dritto, quindi non in modo turbolento. Per di più in fase con il woofer, quindi questa lunghezza è molto importante, anche lunghezza del percorso. Tirando le somme, queste due tecnologie permettono di estendere la riproduzione delle basse frequenze e di ottenere basse che solo praticamente monitor da 8-10 pollici potrebbero riprodurre. Qui siamo con una cassa da 6 pollici e vi assicuro che ci sono delle basse pazzesche. Io non ho mai sentito delle basse del genere anche con casse come ho in questo momento da 8 pollici. Quindi tanta roba. Attenzione che non sto parlando di volume di basse frequenze, ma di presenza, quindi di proprio percepirle, quindi riprodotte dalla cassa acustica. Spostandoci sul pannello posteriore abbiamo in alto un LCD con due encoder, uno di parametro, l'altro di valore, per gestire completamente il monitor. Ve lo mostrerò tra un attimo. Abbiamo una connessione ingresso che può essere switchata tra analogico e digitale, un'uscita digitale, un pannello di espansione per connessioni future, una presa Ethernet RJ45, questo è molto utile per andare a manipolare il nostro monitor da remoto con un software che in realtà non è proprio un software, ma tramite indirizzo IP. Infatti adesso in questo momento vedete no IP address perché non è stato collegato. Ve lo mostro tra un attimo. Allora vi parlo un attimo del LCD. Come vedete qua adesso non ho nessun IP assegnato perché non è collegata la cassa. Andando avanti, quindi scrollando, vediamo che possiamo manipolare ad esempio XBD mode, quindi se abbiamo l'espansione con uno subwoofer possiamo scegliere sì
o no, scegliere ovviamente la sorgente, se è analogica o se è digitale, il livello trim, quindi andare a decidere col parametro se vogliamo andare ad attenuare un pochettino il nostro segnale. E se vedete, in questo momento sto andando di 0,1 dB avanti e indietro. Se vado a cliccare, compare questo asterisco e mi permette di muovermi di 1 dB, quindi è molto molto più semplice se voglio andare ad aggiungere o togliere molti dB. Successivamente abbiamo il massimo input analogico, possiamo decidere se 20 decibel o 24 decibel, la posizione dei monitor, abbiamo free space, wall, quindi se andiamo a posizionarli vicino ad un muro, oppure corner, quindi in un angolo. Ovviamente tutti quanti questi parametri li possiamo andare a cambiare da remoto ed è sicuramente molto più semplice invece che andare dietro ogni monitor a fare questi cambiamenti. Desk filter è molto utile e molto aggressivo però secondo me, e questo desk filter è praticamente vi va a fare un low shelf su delle basse frequenze, mi sembra sui 50 Hz, quindi se a seconda se avete la cassa sulla vostra scrivania, come in questo caso lo sto utilizzando io, potete attivare il desk filter, quindi vi toglie un po' delle basse frequenze. Personalmente è un pochettino invasivo, io preferisco non metterlo, magari mi faccio degli aggiustamenti con il software. Orientamento, possiamo utilizzare portrait, che è praticamente verticale, o landscape, oppure automatico. E vedete che automatico compare P, perché in questo momento lui capisce che è in modalità portrait. Perché possiamo decidere se metterlo in portrait oppure in landscape? Perché a seconda di come andiamo a posizionare la cassa, al suo interno ha il crossover che è adattivo, quindi vi va a cambiare dove va appunto a fare lo scambio di frequenze tra il woofer e il tweeter. Solitamente lo capisce molto bene in automatico se portrait oppure landscape, però se volete potete dirglielo voi, in questo momento è portrait. Possiamo decidere di aggiungere un delay, quindi se vogliamo sfasare un pochettino le nostre casse, ad esempio se abbiamo una situazione di Dolby Atmos, abbiamo magari delle distanze differenti, vogliamo cambiare un po' il delay, la fase se vogliamo invertirlo di fase, altre frequenze che possiamo andare a manipolare, quindi qua abbiamo tutte quante le frequenze parametriche, i Q factor vari, possiamo anche decidere la brillantezza del logo che abbiamo davanti la cassa e andare a selezionare anche dei preset, perché possiamo salvarci diversi preset a seconda della configurazione che noi vogliamo utilizzare. Spostiamoci adesso sulla scrivania e andiamo a vedere come controllare i monitor in modo remoto. La grande versatilità di PMC Sound Align è il fatto che non dovete installare nessun driver, nessun tipo di software, perché raggiungete questo strumento semplicemente con l'indirizzo IP. Potete utilizzare o l'indirizzo IP che vedete sugli LCD a posteriore dei vostri monitor, oppure basta semplicemente scrivere soundalign.local e lui vi vedrà semplicemente le vostre casse che sono collegate con l'Ethernet e quindi hanno un loro indirizzo IP. Una volta che avete scritto questo, vedete questa schermata principale. Abbiamo diversi gruppi A, B, C, D, E e All, e qui ovviamente vediamo tutti quanti i nostri monitor che sono collegati. Ovviamente adesso io vedo due monitor, left e right, posso anche dirgli che questo è il mio gruppo A, visto che ovviamente ho solamente due monitor, quindi ho spostato questi due monitor nel mio gruppo A. Siccome possiamo avere diversi tipi di configurazione, quindi Dolby Atmos tutto attorno a noi, possiamo decidere molto precisamente dove andare a posizionare le nostre casse, quindi decidere ovviamente l'input source, le stesse cose che potevamo fare con il nostro menu posteriore, ma ovviamente qui è molto molto più semplice decidere il trim, l'input massimo analogico più 20 più 24, la posizione free space wall corner come vi ho già fatto vedere, il filtro desk, l'orientamento se è verticale o orizzontale, e qua possiamo attivare o meno la funzionalità sub e andare a manipolare anche la frequenza. Possiamo aggiungere un delay, la fase, e con queste frecce possiamo spostarci con altri parametri. Vediamo qui i parametri delle frequenze. Abbiamo due shelf, quindi low shelf e high shelf, e abbiamo ben 5 equalizzazioni che possiamo fare in modo parametrico. Una cosa molto intelligente, in questo caso io ho solamente due monitor, quindi è molto semplice capire qual è il destro e qual è il sinistro, ma se abbiamo tanti monitor tutto attorno a noi, c'è questo modo molto intelligente di PMC che se noi andiamo a selezionare, vedete che diventa verde, e
ovviamente il mio monitor left channel è questo qui e vedo che la scritta PMC si illumina e lampeggia di verde. Se io vado invece a selezionare l'altro, mi va a illuminare di verde quest'altro monitor, quindi il mio di destro, e invece quello di sinistra, quindi quello anch'esso selezionato, è diventato blu. Quindi io riesco a capire quali sono i miei monitor anche in modo spaziale, quindi se ho tanti monitor questo è molto molto utile. Possiamo vedere anche qui il posizionamento dei monitor, ovviamente ho solo destro e sinistro, ma posso andare a posizionare dove voglio nella mia stanza. Vado a selezionare uno speaker e qui vediamo i miei parametri di equalizzazione, che posso andare anche a fare una visualizzazione grafica, quindi posso anche andare a muovermi qui e andare a muovermi ad esempio qui. Ok, posso andare ad attivare o meno diversi tipi di equalizzazioni, così, molto molto semplice. Sul settings posso andare a salvare o caricare dei preset che io mi sono già fatto, quindi a seconda magari se io ho deciso di metterli in verticale, ho deciso di metterli in orizzontale, in questo caso solo due monitor, posso farmi due diversi preset a seconda di come li vado a posizionare. Abbiamo la possibilità di andare a aggiornare il firmware e qui abbiamo anche le possibilità di andare a decidere la brillantezza del nostro logo PMC. Vedete che adesso è molto molto lieve, se vado al 100% diventa brillante. Fantastico. Ok, veniamo ora alle mie impressioni, che sono sicuramente super positive. La tecnologia ATL e Laminar funzionano alla grande insieme. Ho potuto riscontrare delle basse frequenze molto presenti, non accentuate. Attenzione, sto parlando di presenza di basse frequenze, ovvero riesco a sentire delle frequenze molto basse, quindi molto estese, pur monitorando con una cassa da 6 pollici. Le alte frequenze direi che sono fresche, non fastidiose, ma fresche. Le medie frequenze sono fantastiche, ma non voglio fermarmi solo sulla riproduzione delle frequenze, se è fedele o meno, perché la sensazione principale che ho avuto è quella della spazialità, quindi un suono molto avvolgente. Essendo monitor pensati anche per il Dolby Atmos, hanno una profondità sonora indescrivibile. È come se, già solo avendo due monitor posizionati frontalmente, la percezione è quella di ricevere suono a 360 gradi, quindi è super avvolgente, super immersivo, grazie comunque alla più ampia diffusione, appunto, sia del woofer che del tweeter, quindi ha un angolo molto ampio, quindi la diffusione sonora delle PMC è molto più larga, quindi molto avvolgente. Riesco a distinguere molto bene tutti gli strumenti e la voce ha una posizione molto utile in fase di mix, quindi la sento veramente molto molto bene. È come se tutti gli strumenti li senti posizionati nel loro spazio proprio. Fantastico. Come sempre vi rimando ai link in descrizione per sapere di più e per l'ascolto dedicato vi invito a visitare il Milk Audio Store. Io sono Fabio, come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!